bolla sta prendendo il sopravvento. Ci sono formiche e a breve questo albero, per esperienza, sarà ricoperto anche da tanti altri afidi. Allora noi cosa facciamo? Noi andiamo a dargli un po' di cure naturali, perché ortica macerata. Ci garba le cure naturali, anche l'ortica macerata, sì, fa bene. In questo caso però noi abbiamo fatto, come col bocca l'altro giorno, si è fatto 10 litri d'acqua con l'aglio bollito. Con l'aglio bollito, sì. Quindi abbiamo già riempito questa bombetta della Stock da 10 litri preciso, il numero dei campioni, e ora andiamo a far vedere com'è che funziona. Innanzitutto, siccome è elettrica questa pompa, ci andiamo a mettere la batteria. Quindi apriamo il vano apposito, cioè non si può sbagliare, perché è fatta in modo che è già sbagliato. è così. Ah. No, nemmeno. Sì, perché ecco, sì, è così. Così dovrebbe essere, così si chiude, e poi c'è un tastino on off. Sentite, sì, che fa un rumorino? Ci sono le lucine accese, massima batteria, infatti in questo momento. Ora spengiamo. Ok, quindi non ci rimane che da scegliere quale tipo di spruzzo vogliamo. In questo caso, ad esempio, ne abbiamo uno qui a quattro vie, ma per ora proviamo direttamente il primo, che è vediamo un po' come lo spruzzo. Come va? Partiamo dai peschi, che sono appunto infestati dalla bolla in questo momento e da un po' di insettini. Si sente che è aglio. Si sente che è aglio. Via. Io te l'accendo. E ora te chiaramente c'hai la possibilità. Ecco qua. Qui, ecco. Ora lo spruzzo non va bene così, è troppo lungo. Troppo lungo. Allora va cosato. Uno lo stringe. Vediamo un po'. E dovrebbe, ecco, vedi? Ecco. Ora allarga. Perfetto. Uno può registrarlo come desidera, darglielo unitamente, prima esterno. Da cima a fondo, tutto il ramo unito. La polverizza benissimo e poi uno all'interno continua, e questo uno deve cercare di mettersi a favore di vento per non prenderla addosso. Non c'è bisogno di mascherine in questo caso, perché il prodotto è naturale, non c'è bisogno di mascherine. Se a volte è un pochino più alto, un oggetto lo allunga, meno polverizzato, e fa i rami più alti. Taglio anche un po' al gambo, che male non fa. Ok. Diamolo anche a questo piccinaccolo di pesco, che è un peschino nato da seme lui. Comunque ora di questi tempi la bolla è difficile combatterla. Sì, no, però questo non è solo per la bolla, anzi diciamo non è proprio per la bolla. No, non è proprio per questo. La bolla dovrebbe richiedere ci vuole quelli a base chimica, in poche parole. Sì, oppure comunque ci sono anche dei trattamenti naturali, sì, che gli fanno qualcosa, però la bolla è una bestiaccia. Comunque dopo cadono queste foglie, esatto, e ributtano quelle nuove, e non viene più la bolla in quel caso lì. Certo, per quell'anno in corso. No, quell'anno lì non viene. Ora, okay, ora proviamo il ciusino, gli diamo una bella rinfrescata. L'importante sono anche lungo il ramo, la biforcazione dei rami, ci sono già le susine abbastanza cresciute. Polverizza perfetta, con la pompa,
con la pompa a mano non difficile avere un getto poi continuo. Fa molto prima, molto prima. Allora, non è stancante. E non è stancante. Passiamo a questo piccolo albicocco e poi passiamo all'ultimo susino, dopodiché andiamo agli agrumi. Anche questo è un piccolo albicocco nato da seme. Dal nocciolo. Dal nocciolo, sì. Ora vediamo il prossimo anno se ce le fa bene, se no si innesta con qualche altro tipo di albicocca. Che è il mitico pero della meraviglia. Però... Come vedete, lo vedete che è fiorito e c'ha già le foglie solo da una parte? Perché e queste sono le foglie dell'innesto, no? Di un questo, innesto. Questo è un innesto che abbiamo fatto insieme. Per a coscia. Mentre questo altri qui sono tutti mele. È un innesto di mela. No, sono tre tipi di mele diverse, sì. Queste qui sopra. Antiche. Che ci ha fatto Ernesto, il mitico Ernesto. E lassù, vedete, c'è un altro innesto, sempre anche quello di mela. Quindi questo alberello, per chi già ci segue già lo sa, è un pero di 50 anni, 60 anni, che attualmente fa due tipi di pere e quattro tipi di mele diverse, tutte su un'unica pianta. Ora, come vedete, il pero non ha la bolla, però guardate queste foglie, sono tutti butti che iniziano a essere mangiati dagli afidi. Sì, perché le formiche sono quelli che portano gli afidi. Che li nutrono. Li nutre, perché le formiche, poi l'afido cosa fa? Lo strizza e mangia e si nutre del loro liquido. Del loro liquido. Esatto. Quindi, ora con l'aglio. Guarda, vediamo subito. Vedrai che qui se ne va. Va dato magari tutto al tronco. Certo. Le foglie tenerissime che sono sulle buttate, le formiche l'attaccano deponendoci, creando questi afidi che poi a sua volta le formiche mangiano. L'afido distrugge la pianta e la formica si nutre degli scarti dell'afido. Queste le vediamo. Sì, diamo una botticina anche a loro, a questi mestini nuovi, prima che vengano attaccati, anche se in realtà sulle razze antiche sì, è difficile. Si difendono molto meglio rispetto a quelle, diciamo, normali che si trovano nei negozi che vendono, diciamo così. Perfetto. Benissimo. Allora, passiamo al susino laggiù. Passiamo all'altro susino. Claudia sì. Gialla. Fiori ne ha fatti pochi, ma essendo stata una primavera non perfetta, naturalmente determina la fioritura più o meno rispetto a delle primavere tradizionali. Dallo lungo il fusto dell'albero. Oh, va bene. Via, passiamo a questi peroni qua. Qui, questi ragazzi fanno delle pere che sono la fine del mondo. Sono specialisti. Questa è la pera coscia. Questa è la pera coscia. E l'innesto di quello lì è stato prelevato da una di queste piante. Ora qui, siccome sono alti, allora lo spruzzo si allarga e diventa più non polverizzato come quando uno spruzza da vicino. Perché poter devono arrivare ai rami più alti e sicché ci vuole lo spruzzo un po' più grosso. Però ti fa anche alberi alti di questo tipo, sì, Ci arriva bene, è in cima. Vedendo si vede. Arriva non so se a tre metri buoni, 3,5 metri. 3,5 metri buoni d'altezza. Anche in questo caso devo dire che la Stoker non ci ha deluso. No. Questo è un prodotto è valido. Validissimo. Comodissimo. Anche la spalla l'ho provata anch'io, ci si sta bene, è ben comodo. No, c'ha le cinghie imbottite che anche se è 10 litri uno non lo sente. Non lo senti nemmeno, sì.
poi se c'ha il fisio di Bruno in particolar modo, Senti, allora n'è. Passiamo a questi agrumi. Questo è un limoncino caviale che ancora non ha fatto frutti, ma ha un paio d'anni e non lo stiamo toccando, non lo potiamo neanche praticamente, e lo lasciamo stare così, aspettiamo qualche altro anno. Ora li si dà, siccome qualche diciamo afidino ce l'ho trovato, si vede, vedi? Guardate, ecco, sì. Qui ci sono ragnatele e altre cosettine. E già, allora noi gli diamo una botticina con l'aglietto. Qui possiamo fare lo spruzzo bello polverizzato. Che a dire la verità attacca anche meglio. Le goccioline, più polverizzato è e più attacca. Ecco, questo è pronto. Questo è un limoncino dolce, tanta roba, anche qui io gli darei una botticina. Vedete, ha tutti i buttini nuovi. C'è il frutto. C'è il frutto anche, un limoncino. Che uno lo può mangiare anche dopo dato questa, questa roba qui tranquillamente. Ora passiamo alle more. Alle more. Luce quante ce ne ha accese, perché non le vedo io. Aspetta, così per rendersi conto. Vediamo un po' la batteria a che punto è. Siamo a tre. Sempre a tre. E allora sempre. Facciamo anche quelli che sono. Cosa sono lì? Mirtilli. Facciamo questo, bravo, ti volevo dire proprio questo. Sta buttando ora. Sta buttando ora, ha sofferto per la neve. La neve, questo qui ha sofferto tanto, ma come vedete c'ha tutti i buttini nuovi e si sta rifacendo forza. Questo arancio sanguinello. Anche questo ha la neve. Una bella batosta, sì. Con la neve gli agrumi, sai, hanno sofferto, però per fortuna qui siamo belli riparati e insomma sono rimasti in vita. Allora, vediamo a queste. I limoni, ecco, hanno sofferto parecchio, infatti come vedete ce ne sono pochi quest'anno e peraltro tanti li abbiamo tolti rincotti dal gelo. Esatto, erano proprio quasi marciti dal gelo. Sì. Allora. Quindi ora però le piante per fortuna stanno bene, si sono riprese e stanno iniziando a fare, come si può ben vedere, i nuovi buttini. E allora prima che tutte le bestiacce ce l'attacchino, noi gli diamo una bella botta d'aglio. Ora passiamo a questo splendido arancio che abbiamo potato con Ernesto poco c'ha fa. Fiori, va. Guardate che bellezza di fiori che c'ha, e è pieno, è pieno, guardate, non so se si riescono a vedere bene, ma è veramente pieno. Quest'anno ci darà un bel po' di soddisfazione, si vede che questa potatura, insomma, l'ha fatto bene, gli ci voleva. Guardate, nel mezzo c'è un sacco di aria, e è stato un po' ribassato, però purtroppo non più di tanto, ma anche per un motivo ben logico, ovvero questo arancio, come si vede, è a ridosso della casa. Quindi, essendo a ridosso della casa e essendo che ha il sole solo la mattina, peraltro ha anche un cachi davanti, per cui glielo tappa anche un po', lui va in alto, cerca disperatamente il sole. E quindi non potevamo ribassarlo più di tanto, perché chiaramente altrimenti avrebbe sofferto, e infatti abbiamo fatto bene perché ci sta dando delle ottime soddisfazioni. Quindi diamo una botta anche a lui, che lui è altissimo, quindi lo spruzzo va messo il più alto possibile, sì. Ma ci si fa, ci si dovrebbe arrivare in cima anche a lui, Bruno? Sì, vedi, riusciamo a arrivare ovunque con questo affare. Arriva bene sulle cime tranquillamente. Comunque, ragazzi, e questo è 4 metri d'altezza, questo. Sì. Si può sbagliare. Ora direi, prima che si esaurisca l'acqua, ci si fa un altro
rinforzino d'acqua, così si riesce a fare anche le ultime due o tre piante che sono rimaste. Tanto ovviamente la concentrazione dell'aglio andrà un pochino diluita, però quelle che avevano più bisogno le abbiamo fatte per prime. Gli agrumi tendenzialmente sono belli tosti, quindi riusciremo a insomma, non avranno nessun problema anche se la concentrazione è inferiore. Aspetta che non vedo. Sì, ma e con quest'ultimo ci finiamo il giardino. Ale. Qua. Cosa allora da? Facciamo il cachi, questo qui. Ma sai cosa lo volevo dare? Sì. Un po' a questo. A questa pianta qui che è piena di è bosso, come di là l'anno scorso, vedi, l'ho potata e c'era tutti gli afidi e difatti ha ributtato tranquillamente, è un bosso. E di qua ce n'è uno malato che devo anche quest'anno bisogna che lo poti, c'è tutti. Lo vedo. Vedi? Ora si prova a dargli così. Male vedrai non li fa. Male non li fa. Passiamo al cachi che in realtà l'altro anno avevamo visto averci un po' di essere un po' malandato in questa zona qua. Vedete? Tutta questa parte è un po' sciupata. Ma andrebbe pulito la corteccia. La corteccia, insomma, levato quella morta. Vedete? Ecco, specialmente in quella zona cerchiamo di riempirlo un po' d'aglietto. Comunque, rami grossi, sono quelli grossi che negli anni naturalmente, perché negli anni, perché sotto la corteccia ci si annida un tipo di acaro che danneggia tutto il legno. Per finire questi ultimi due belli agrumoni si allunga un po', che qui il c'è getto. La com'è che si chiama la, sì, la fumaggine, fumaggine. La fumaggine che tutti gli anni le colpisce, prende un po' il sopravvento e allora un po' d'aglietto vedrai che male non li fa, cade a pioggia e poi si ferma dove si deve fermare. Ok, andiamo anche dalla parte interna. Guardate quanti fiori, una cosa incredibile. Vieni dietro che così lo fai, ce lo fai, bravo, a pioggia anche lì, guarda che bellezza, arriva più di 4 metri. Sì, più all'interno, con questa lancia qui è perfetta, arriva ovunque, sì. Di
direi che ci siamo. Cosa ne pensi, Bruno? È un oggetto valido. È un oggetto valido. È un oggetto anche valido. Per, voglio dire, qui c'è diverse piante, pertanto è in moto da un bel po'. E la batteria è 3. È sempre a 3. Guardate tutti, se non vi fidate. Sicché ci siamo fermati pochissimo, ora giusti per fare gli spostamenti, ma se no era stata sempre in moto. È validissimo, è validissimo. Per chi ha un certo numero di alberi, o pochi o tanti, è validissimo. Anche perché appunto arrivare così in alto con quella a mano è quasi impossibile, direi. Poi c'è tre tipi di lance che spolverizzano di più, che cosa penso. Certo. Quindi insomma, raga, oggetto buono. Fateci un pensierino. Grazie Bruno e grazie alla Stoker. E al prossimo video. A presto, ciao a tutti. Ciao.